quello di Cassino. Il paese di San Pietro, le origini sono abbastanza antiche. Sannitiche era situato su in montagna, qualche insediamento sannitico, poi romano nella valle, proprio nella valle. E infine viene fuori, non perché siamo l'ultimo comune campano confinante con Lazio e Molise, bensì da ad flexum, questa parola latina, a significare una strada biforca in due, alla curva di nel piano, perché uno poi proseguiva per l'attuale Casilini che passa il Monte Lungo. Che si chiamava la Napolitana una volta. Cavo giù. Un'altra andava nel Molise. Quindi ad flexum, infine per questo. Ci è voluto per capirlo, eh. No, ma poi perché ecco perché sta la posteggia, quella era una posteggia laggiù, capito, Remo? Ermi? Quella è la posteggia di San Cataldo che ti ho fatto vedere, sì, dove hanno dormito due re là. Quindi lì, essendo posteggia, da qua le tre torri andavi nelle terre molisane e qua andavi a Napoli. A Napoli. Bene, chi ha allestito questo centro visita è Carlo Rambaldi, lo scenografo, sì, il papà di E.T., Alien, King Kong. Non ci sono armi, niente. Sono dei simboli. Entriamo nella storia di San Pietro infine. Sì. Senza. Bisogna ascoltare più che vedere. Se l'acqua esce non esce, non ha importanza. Perché si entra per entrare nella storia. Grazie. L'acqua pure esce, siamo fortunati. Allora, come dicevo, armi nulla, niente. Rambaldi che fa? Ci descrive la vita del paese con l'acqua, che acqua è vita, senza acqua non si può vivere. E come si muove l'acqua, il suo andamento, in questo caso è un po' vortiginoso, ricopre, così è la vita del paese. Quindi che accade? Prima dell'anno 1000, il paese situato giù alla valle viene spazzato via da un'alluvione. I sopravvissuti scavano le grotte nel vallone ovest del paese, per decenni hanno vissuto là sotto. Poi man mano, anche su tutta la parte del paese sono le stesse grotte che vanno giù, dove è stato possibile, davanti è stata eretta una casa, nella valle era impossibile. Ecco. Quindi in questo caso è in atto l'alluvione e l'acqua è turbolenta. Appena dopo l'acqua comincia a calmarsi, il paese comincia a crescere qui per la seconda volta. E passano i secoli, vedete, 1200, 1400, e l'acqua ci dice che il paese vive bene, immagini felici, una vita tranquilla. E ancora, addirittura io inizio una salita qui, dal XVIII secolo al XIX secolo. Il paese riesce a contare fino a 1600 abitanti. Vedete, qua è andata la mappa, c'è. La mappa, sì. Era un bel centro, però è avanzato. Calcolando la mortalità infantile dell'epoca. Esatto, era bello. Ma no, è il mi. Il globo rappresenta il nostro pianeta Terra, con i colori rosso del sangue, la guerra, gli anni della pace. Noi umani, su questo, c'è nessuno, loro. Un cane non ammazza un altro cane per mangiare, è una catena alimentare, quindi tra uomini ci ammazziamo per che cosa. Poi la prima guerra indipendenza a nord, la guerra mondiale sempre, la vedete l'acqua è tranquilla, passano i secoli, ancora immagini felici. L'ultima è questa, prima del 1940, vedete, che l'acqua lascia questo andamento dolce, pacifico, di crescita, e a suo posto comincia un po' a raggrinzire l'acqua, e ora sono problemi, siamo in guerra, sono problemi veramente seri. Cambiano i paesaggi, vedete per terra, pali di verdi, però c'è la tecnologia, c'è l'elettricità, e siamo bravi a costruire, più bravi siamo a distruggere. Su questo noi umani siamo unici. Ed è sempre più frenetica l'acqua, vedete? Io sto già in discesa. Sono verso il declino del paese e della follia umana, perché nel 7-12-43, ecco, gli americani erano appostati alla zona di Mignano, verso Presenzano, non riuscivano ad avanzare, era un mese e mezzo, e mandarono John Huston, il famoso regista,
girare un film che propagandasse la guerra e capire perché si negarono la trama. Bene, quel film è stato censurato per 40 anni. Perché in più sono ripreso ciò che ha trovato, morte, gambe dalla parte, testa dall'altra parte. I americani questo non lo volevano, credevano fosse una passeggiata. E poi la cosa più antipatica è stata quando riprendeva i soldati, io sto, che li intervistavo la mattina e il pomeriggio lo stesso soldato lo ripigliava mentre metteva un sacco di UTA. E i soldati americani avevano in dotazione lo zaino, cioè vado a combattere e mi porto la bara dietro. E ovviamente distrugge. Ed ecco che si compie l'immane tragedia. Il 7 dicembre non avanzavano, allora decido di sferrare un violento attacco. Quindi quest'anno capiterà l'80° anno. Esatto. Su tutto il fronte sferro questo attacco violentissimo, con circa 1000 cannoni, soprattutto la barra terrena, che poi gli americani hanno chiamato Winterline, che andava da Montecamino a Montesamburo, dove sono 7000 persone in tutto. Questa è la battaglia più dura, più sanguinosa in percentuale della seconda guerra mondiale. Numero di morti per piccolo spazio. È anche quella di Coreno. 200.000. Anche quella di Coreno. Quello pure è stato. È terribile pure quella, è stato. Ecco, è facile capire che l'acqua finisce nelle macerie. In una sola nottata sono state cancellate millenni di storia. I signori, finisce l'acqua e finisce la vita, non rimane più niente, se non lacrime, dolore, sofferenza e morte. Sono finito. In una maniera molto semplice, Vittorio Sgarbi, sappiamo tutti com'è un po', non l'ha mandato a dire di certo. In questo posto si fermò un attimo e disse, accidenti, ma quanti musei con le siti visitate, chi più di me? Però l'emozione scatena queste ore, disse, fece grazie al maestro Lampardi che era morto da un anno prima. Nel suo genere unico, mi non servono le armi per descrivere morte e distruzione, vedete? E si scende a togliere le perdite di acqua e come vediamo di farlo tutto. Questo rimane 10 giorni, alla fine, rimane più niente. Non è rimasto proprio più niente, solo questo che vediamo adesso qua sotto, qualche pietra, le pietre che stanno qua. Tutto questo. Questa casa a fianco, unica che si è salvata, dove ci ha abitato mia nonna pure. Adesso entriamo nella chiesa di San Nicola, questa è la curva dei Santi e l'abside appena dopo la curva qui. Questa raffigura la vita nelle grotte ed è stato abbassato il pavimento perché arrivava lì. Ci doveva entrare un po', dava una certa sofferenza a starci dentro. Allora. Ecco, il lupo è sempre la speranza di sopravvivere, ci deve stare sempre. Qua, diamanti dove stai tu? Passato il giorno, ci sono le grotte dove sono a 100 metri più avanti. Questo è il film da film di Houston, la popolazione che esce dalle grotte. Questo è ancora vivo, Peppe, è l'unico. Allora che gli anni passano. Sì. Questa è zia Caterina, sorella di mio nonno Nicola, che bacia la mano al colonnello Williams. Colonnello Williams perché come liberatore, no? Questo qui, figlioletto, sto bambino, perse una mano, il posto sinistro, che trovò un giocattolino, ci sta attaccata la cordicella. La cordicella era un buon giocattolo. Qua, era, qua è stato pieno, dopo guerra la gente capiva. Ma fino a non è morto. E poi questo qui invece, vedete, questo è un attore americano, famosissimo. Che è Tony Curtis. Bravo. Questo si salvò dalle cannonate, emigrò in Inghilterra. La ventina d'anni dopo, per un bacino lasciato acceso, morto. Ossio di carbonio. Pure a Napoli sono così, scene come quelle. No, lui viene da Napoli e è la stessa cosa, le scene nella no, famosa... No, lasciare le mani a chi ti ha distrutto, a chi ti ha... Quanto sta allucinando. Che Roberto lo vede come liberatore. Liberatore. Questo è ancora mio, Antonio Masello, vabbè. Questa... fa causa agli U2, il complesso... Sì. Perché?
Il papà di Bono, il cannale degli U2, ha combattuto San Medrivine. Quando questi ragazzi di U2 fanno uno spettacolo musicale su pace, libertà, democrazia, le immagini scorrevano dietro, sono le immagini del film di Houston. Allora qui si vede anche lui. Chissà chi l'ha messo in testa, senti, è tu. Cioè, copirai, sono le immagini. Bravo, dritto alle immagini, puoi chiedere soldi. Per scappare. Per gli U2, tutti gli avvocati. E no, perché vorrei 43 che vai a cercare. Io qualche liberatore ho dovuto firmare per la Rai. Per due sono stati qua, tutto a firmare, e poi sì. Andavi in onda la sera. E qua, siamo in parte della chiesa di San Nicola. XII massimo, XIII secolo, questa qui. Ecco, qui le tre nicchiette, padre, figlio e figlio santo. Qua c'era l'altare. Qua abbiamo riproposto ciò che la gente ha portato nelle lotte per sopravvivere, per essenziarli. Ma adesso questo è tutto sconsacrato, però sì, è giusto. Non mi ricordo, allora, lo serve per pregare, c'era tempo per pregare. E qui poi c'è, cioè, il cuscino, si usava sulle orecchie del bambino, si metteva per attutire le cannonate, sì. E in più, come il giacino, perché essendo tufo è umido, certo. E poi c'è la chiave di casa, che non è che la casa è protetto, che io porto la chiave, però l'illusione di tornare ci sta, è forte, se non mi lascio andare prima, e se torno devo trovare la chiave di casa, l'uscio di casa, la casa, non ne ha nient'altro che l'attaccamento ai valori della famiglia, l'amore e la sacralità della famiglia, la sincerità. Tutta secca ancora, e qui poi penso una lancia fuori di quelle donne. Il collare del prete e dei figli secchi, che nella comunità il prete è la persona più importante, più imponente, con rispetto. Una cosa mi ha capita, che se la gente poteva salvarsi alle cannonate stando nelle grotte, ma gli alimenti non bastavano. E cominciò a dividere, fra tante cose anche i figli secchi, sempre dei piccoli figli. Ne contava uno al giorno. Mamma aveva 18 anni, andava, lo diceva. Quando tocca al suo figlio secco, stava per mangiare, il figlio di un amico, una conoscente, una parente, un bambino piccolino, piangeva la fame. Diceva, mamma, che ci faccio con sto coso? E lo dava al bambino. Tutte le donne facevano questo. Ma le mamme, per non sentire i figli piangere, addirittura uscivano dalle grotte dove erano sicuri, andavano in cerca di qualcosa dalle macerie. E molti di loro non sono tornati alle grotte. Gli americani sparavano. Ecco perché voi donne ci date la vita, ci proteggete e le dareste per noi. Avete una marcia in più. Per i figli si fa di tutto. Sì. Mm-hmm. Infatti le leggo lì fuori, è lungo di mamma. Infatti ci stanno tante donne. Sì. Queste. E poi qui era stato allestito un teatrino ottico. Guardate che questa cosa là mi fa male ancora oggi. Mamma lo diceva sempre. Beh, qua c'era un papà che usciva in Trentino sullo schermo e proiettava un papà con un bambino sulle gambe di 3 anni, 4 anni, che gli cantava la Inna Nanna, e no, questo bimbo chi lo do, è una Inna Nanna nazionale. Okay. Bene, questo non è nient'altro che il film La vita bella di Benigni, al contrario, perché nel film il papà muore e tocca alla mamma consolare, crescere il bambino. In questo caso tocca a papà, la mamma è morta per il discorso di prima. Aspettavate così? No, sinceramente no. Io è unico nel suo genere. A Cassì c'è l'istoriale, lo vedi, vedi il fucile, vedi l'arma, passa e vai. Qua c'è da riflettere. E dopo 80 anni lui non ha capito niente. Non capisco. Se ti aspetti qualcosa di buono. Da muro, no. E poi tutti. Ecco, i dati di giornale. In realtà che la legge vede a San Pietro 3.355 uomini. Solo su a San Mugro il 143esimo reggimento, su cui combatteva anche Woskov, il capitano che dava una manforte, 1.100 uomini. Solo lassù, per tirare giù i muri. E poi ecco,
Questi sono soldati tedeschi, molti sopravvissuti alla battaglia in Russia, Pietroburgo, Stalingrado si chiamava, l'assedio che ci fu. Stalingrado. Però sono stati corretti qua. Sinceramente, erano delle persone corrette. Dei 143 civili morti, solo 17 sono stati fucilati dai tedeschi perché non ammettevano lo sciacallaggio. Un soldato morto per terra non lo puoi spogliare. Faceva freddo, era d'inverno, non lo puoi fare. Loro non lo ammettevano. E hanno fucilato 17 persone per questo. Per il resto... 17 persone, 17 tedeschi? No, 17 civili. Dei civili, non dei soldati tedeschi. Poi purtroppo lì hanno sparato anche gente che non c'entrava, perché chi aveva rubato si è ricoverato in quella grotta, ci stanno altre persone. Fortuna che mio nonno qualche ora prima era uscito di lì per andare in un altro riparo, anche mio nonno veniva. La fortuna, che poi quando disse di uscire fuori un bambino si attaccò alle gambe della mamma, della nonna, era che non voleva uscire fuori, spararono, passarono tutti quanti. Dopo c'è la produzione del filmato, che non si vede perché abbiamo avuto un problema. Non è altro il filmato che... Sta su YouTube comunque? Sì, questo è adattato a museo però. Si vede in chiave visiva, quello che io ho spiegato in chiave simbolica. L'acqua, un po' di guerra e la fine e la rinascita del paese a avere quei bambini. Li vedi vestiti laceri, sì, però loro sono ben nutriti. Le mamme non mangiavano loro per i figli. Certo. Riportate all'albero, si tra di voi, nel film di Houston si vede, proprio. Questa poi parlavo dell'immigrazione, perché la fame era tanta. Quando poi presero Cassino, gli americani avanzavano, dopo il 15 marzo, e qua non c'era più nessuno, quindi gli alimenti non c'erano. E qualche anno dopo poi comincia forte immigrazione. Molti stanno, mia sorella pure sta in Canada, ci sono 3.400, un censimento fatto 15-20 anni fa, ora sono molti di più. E con il nostro artigianato, la stramma, per secolo andando a mangiare al paese. Questo mi devi intrecciare, scope, zerbini, una fianca all'altra, questa qui, si facevano dei recipienti. Però notate, voi siete di? Cassino. Sì, ma originaria? Ah, io di Isernia. Ci siamo. La vittuccia esce dalla terra dove uno nasce. Va da Isernia, porta nel cuore. Vieni a Cassino, va bene. Va Isernia, dove uno nasce, lo porti nel cuore. Vuoi fare fortuna, soldi, ma le origini non si scordano mai. È vero. E questa partiva da qua non aveva lo stesso significato. E questa è la visita. Grazie Nicola. E di che? Grazie.